Nessuno di voi tornerà a casa stasera, impaziente di comunicare ai parenti la sorprendente scoperta che la vita è breve. Comunque, questa citazione da Wilde ci ricorda il poema di Keats, nel senso che c'è un uomo e una creazione, un capolavoro, l'urna è nella poesia, il quadro nel romanzo di Wilde. Come i personaggi incisi sull'urna, Dorian è un oggetto d'arte, perché tre artisti l'hanno immortalato come tale. Wilde, ovviamente, perché ha creato questa storia e questo personaggio, Basil Hallward, un pittore, che l'ha ritratto su tela nella sua fulgida giovinezza, e Lord Henry con la sua bramosia seduttiva. E se l'arte ha il potere di fermare il tempo e sopravvivere a chi la crea, allora la bella gioventù in cui ci siamo imbattuti guardando l'urna greca e di Keats attraverso le sue parole ha in Dorian un nuovo compagno di avventure, un altro candidato all'immortalità. Non rivelerò altro del grande romanzo di Oscar Wilde per non rovinare la sorpresa che aspetta chi, non avendolo ancora fatto, si accingesse a leggerlo. Direi comunque che il paradosso con cui termina la poesia di Keats trova qui una conferma. La bellezza di Dorian è l'unica verità, dice Lord Henry. Quella bellezza e quella verità sono trasmutati nella prosa di tutti gli aforismi di cui abbiamo parlato oggi. Questo potrebbe essere giudicato forse il più potente perché Wilde l'ha contestualizzato in un modo inaspettato. Abbiamo parlato di Shakespeare all'inizio e torniamo a lui per concludere. Le opere di Shakespeare sono una fonte inesauribile di aforismi, non solo per commentatori, saggisti, critici, ed ovviamente per lettori e spettatori delle opere del bardo, ma anche per gli scrittori creativi che raccolgono queste perle preziose per stabilire una specie di dialogo, di conversazione attraverso i secoli. William Faulkner, 1897-1962, William Faulkner, ad esempio, intitolò il suo romanzo più famoso, The Sound and the Fury, in italiano L'urlo e il furore, un'esplicita allusione a Macbeth. L'eroe malvagio della tragedia pronuncia queste parole famose.